Sono Federico Cattabiani, un ragazzo che lavora nell'azienda agricola Rizzi situata a Via Rolo. L'azienda ha in totale 500 vacche circa, tra cui 220 in lattazione e il resto è considerato mangia asciutte. L'azienda si estende su una superficie di circa 200 ettari, tra cui più o meno 100 di prato stabile e il resto tra erba medica, frumento d'asfalto e l'oietto e panico soprattutto. Oggi come oggi abbiamo l'occasione di provare un'anteprima italiana questa macchina, un 7S 6 cilindri da 190 cavalli con un erbice a dischi 6 metri Bettner che fa una lavorazione minima del terreno. E una gran bella macchina e puntiamo all'acquisto. Abbiamo il piacere di presentare in anteprima per il mercato italiano la nuova serie 7S in abbinata anche con il nuovo MF 6S. In particolare queste due gamme di trattori presentano delle caratteristiche che riportano alla nuova era di Massey Ferguson, tra le quali la sciabola a caratteristica argentata che richiamano le vecchie serie gloriose di Massey Ferguson, nonché il nuovo colore delle strutture della cabina, sempre indicative appunto della nuova era di Massey Ferguson. Questa macchina 7S va da una potenza di 155 cavalli fino ai 190 cavalli che con la boosterizzazione raggiungono i 220 cavalli. Premettiamo che il nuovo modello della serie 7S sarà il nuovo MF 7S 210, una macchina che ha appunto l'obiettivo di coprire quelle che sono le esigenze di potenza tra i 200 e i 230 cavalli, caratterizzata da una potenza massima permanente di ben 210 cavalli e con la boosterizzazione fino a 220 cavalli. Equipaggiati con motori Acco Power con Morel elettronici da 6 cilindri e 6,6 litri di cilindrata, la nuova serie 7S prevede potenze che vanno dai 155 fino ai 220 cavalli di potenza massima con l'introduzione del booster. In questo caso abbiamo un MF 7S 190 che, come il nuovo modello 7S 210, sono equipaggiati con trasmissione DynaVT a variazione continua 0,50 km all'ora. Le caratteristiche principali di questa trasmissione sono sicuramente le due differenti modalità di utilizzo, modalità campo da 0 a 30 km all'ora oppure modalità trasporto, in grado di garantire massime rese ma soprattutto di ridurre il numero di giri alla massima velocità a soli 1550. In questa maniera massima redditività per l'azienda ma soprattutto anche minor rumore e maggior comfort per l'operatore. In alternativa a questa trasmissione DynaVT, che come ricordiamo porta alla separazione completa degli oli tra olio trasmissione e olio idraulica, abbiamo anche la trasmissione Dyna 6. L'idraulica della macchina trova per la 7S una base di partenza da 110 litri al minuto in circuito chiuso low sensing, con eventualmente il power behind nel lato posteriore in grado di garantire portata diretta dalla pompa idraulica all'attrezzatura gestita dal sistema low sensing. Nella parte posteriore della macchina abbiamo fino a 5 distributori, normalmente possono essere in parte meccanici oppure completamente elettronici. Per quanto riguarda l'idraulica ventrale della macchina abbiamo fino a 3 distributori, di cui uno dedicato al sollevatore da 32 oppure 40 quintali di capacità di sollevamento, 2 distributori ausiliari anteriori per gestire le più diversificate attrezzature poste anteriormente alla macchina, ritorno libero per lo scarico dell'olio direttamente nel serbatoio idraulico. Per quanto riguarda il sollevatore posteriore invece abbiamo capacità che possono arrivare fino ai 96 quintali, in particolare con la trasmissione DynaVT. Finalmente siamo in cabina del nuovo MF 7S, in particolare per mettere in evidenza la leva Power Control per la gestione della marcia avanti e marcia indietro e più regolazione della marcia o della velocità di avanzamento, che è un'esclusiva di Massey Ferguson. Per quanto riguarda il bracciolo di controllo di comando, è completamente rivoluzionario, è simile se non uguale al nuovo bracciolo presente e lanciato con l'8S, che è la macchina rivoluzionaria di Massey Ferguson. In particolare abbiamo tutta una nuova ergonomia di controllo dei comandi che vanno dai comandi motore, trasmissione, idraulica, nonché la gestione di tutti quelli che sono i comandi relativi alla guida satellitare. Guida satellitare che noi possiamo evidentemente
controllare dai monitor presenti sulla macchina. In particolare questo 7S prevede il Datatronic 5, che permette attraverso un monitor da 9 pollici touchscreen di avere immediatamente un'interfaccia uomo-macchina. Oltre al monitor Datatronic 5 abbiamo anche un secondo monitor chiamato FieldStar 5, che può essere ordinato come optional, in grado di garantire un ulteriore monitor e quindi aumentare la superficie di interfaccia uomo-macchina. Il nuovo Massey Ferguson MF7S, sicuramente grazie al motore 6 cilindri e ad un passo di 2,88 metri, garantisce massima stabilità e un'ottima capacità di scaricare la potenza a terra. Questo permette di essere la macchina ideale per le applicazioni medio-pesanti in campo, ma anche per i trasporti in strada.